Vedo due magnifiche città e uno splendido popolo sollevarsi da questo abisso. Vedo le vite per le quali sacrifico la mia, pacifiche, utili, prospere e felici. Vedo che nell'intimo del loro cuore essi hanno per me un santuario e l'hanno i loro discendenti, generazione dopo generazione. Con Project Salento, noi di Tech Games Italia Studios vogliamo raccontare al mondo la storia di questo magnifico territorio, la terra del sole, del mare e del vento. Abbiamo visitato di persona alcuni dei posti più suggestivi, raccolto informazioni e utilizzato la fotogrammetria per la realizzazione dei modelli 3D e assets di gioco. Project Salento è un action adventure open world, ambientato nella penisola salentina. Con una mappa di gioco grande circa 300 km quadrati, e per la prima volta nel mondo del gaming, l'Italia è protagonista assoluta, con creature del folklore salentino a minacciare il giocatore nelle fasi horror dell'opera. Il ciclo giorno-notte ha il compito di creare un dualismo tra i paesaggi mozzafiati di giorno, ma altrettanto inquietanti e pericolosi di notte. Questa caratteristica creerà diversi modi di approccio col mondo di gioco, trasmettendo ansia e paura al giocatore, che una volta arrivata la notte, anche la sola esplorazione risulterà più difficoltosa con le numerose creature che potrebbero uscire allo scoperto durante la fase notturna. L'esplorazione di Project Salento vogliamo trasmettervi un senso costante di scoperta e mistero dei luoghi sparsi per la mappa, tra ulivi secolari, trulli, masserie e antichi borghi, come il suggestivo villaggio di Castelforte, situato nei pressi di Gallipoli, tra le città di Taviano e Racale. Infatti si erge solenne da oltre 60 anni sulla serra più alta che costeggia il Mar Ionio. Nel mondo di gioco sarà possibile guidare numerosi mezzi di trasporto, impugnare armi e oggetti vari in base alle situazioni e alle circostanze, oltre che alla possibilità di interagire con varie strutture e anche personaggi in game. Infatti abbiamo una vasta scelta di personalizzazione del proprio personaggio o veicolo. Ma ora parliamo dei nemici. Ogni creatura appartenente al folklore ha le proprie caratteristiche e abilità, pertanto aspettatevi di affrontare ognuna in maniera diversa. Oltre a ciò è possibile avere alcuni vantaggi reali con alcune entità. Lo scazzamoriedru, ad esempio, è un folletto alto circa 45 cm, molto rispettoso e a volte anche brutale. Tuttavia ha un punto estremamente debole, ovvero il suo amato cappello. Se riuscirete a privarlo di ciò, farà ogni cosa per riaverlo e vi ringrazierà addirittura con dei soldi se deciderete di restituirglielo. Il discorso invece si fa decisamente diverso se vi capita di incontrare il Nanni Orco. Questa creatura è alta quanto due uomini e ama cibarsi di donne e bambini. In questo caso potrete usare vari metodi per rallentarlo o, chissà, farlo addirittura fuori definitivamente, seppure il nostro consiglio sia quello di scappare a gambe levate. Ma ovviamente non finisce qui. Tra anziane streghe, macare, tarantati, demoni, spiriti e licantropi, cercate sempre di rimanere allerta. E se vi state chiedendo quando sarà possibile calpestare il terreno di Project Salento, beh, mi dispiace dirvi che non abbiamo ancora una data ben precisa, né tantomeno una finestra di lancio indicativa. Il gioco è in fase di sviluppo da circa un anno su Unreal Engine 5 e vogliamo prenderci tutto il tempo necessario per offrire un'esperienza unica, dato che il nostro team è veramente ristretto e quindi di conseguenza questo progetto risulta essere veramente enorme.